A Vasto continua l'allarme animali selvatici. Nello scorso weekend sul lungomare nei pressi della Bagnante e della Marina si sono verificate altre due aggressioni dopo quella della piccola bambina finita in ospedale. La prima ai danni di un quindicenne che si trovava in spiaggia con gli amici ed è stato raggiunto da un morso di un presunto lupo alla gamba. La seconda ai danni di una 22enne molisana sempre nella stessa zona e nella stessa sera. Per cercare di arginare il fenomeno oggi è stata convocata una riunione urgente in comune. Erano presenti il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Monte, il comandante della Polizia Provinciale Antonio Miri, il comandante dei Carabinieri Forestali di Chieti Tiziana Altea, Paola Locasciulli e Ettore De Nobili del Servizio Sanitario Veterinario della ASL, la Protezione Civile guidata da Eustachio Francione e gli assessori Gabriele Barisano e Licia Fioravante con il dirigente Luca Mastrangelo. Una riunione di coordinamento dove abbiamo discusso e parlato delle misure adottate e da adottare per la cattura dell'animale. Siamo, diciamo, operativi e quindi attendiamo solo gli esiti. Ci siamo riaggiornati per il 13 di questo mese alle ore 15, ove saranno presenti anche l'ente parco, la regione Abruzzo, che oggi purtroppo non erano presenti, e in quella sede decideremo quali altre misure far scendere in campo per essere ancora più incisivi verso la risoluzione del problema. Le misure adottate sono state la collocazione di una gabbia di cattura, di due gabbie di cattura sul lungomare, le fototrappole, abbiamo l'unità cinofila che è interessata per diciamo, l'intercettazione dell'animale, e abbiamo attività di controllo giornaliera e notturna attraverso l'ausilio della polizia locale, della polizia provinciale e della guardia forestale su tutto il lungomare. Insomma, queste giorno e notte su tutto il lungomare cittadino. Intanto l'argomento ha assunto caratura nazionale, infatti la madre del quindicenne sarà alla vita in diretta sulla Rai per portare la sua testimonianza e spunta anche un video fatto dai ragazzi che riprende l'animale.